Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi niente tutorial, niente di niente, ma vi faccio vedere tutti gli acquisti che ho fatto sul sito Shein. So che è molto in voga in questo periodo, anche perché è un sito che vende prodotti, maglie, cose, vestiario, di tutto a prezzi stracciati. Allora, un sito che viene dalla Cina è il mio terzo ordine, non perché non voglia incentivare le vendite in Italia, anzi assolutamente mi piacerebbe tantissimo, ma Shein teneva delle offerte molto alte e siccome io volevo rimodernizzare il mio armadio estivo, visto che ho tante cosette che devo buttare, ho deciso di fare un ordine su Shein, anche perché mi piace cambiare, ok? Non sono una che acquista tanto firmato, semplicemente perché non è il campo in cui io bazzico di più, il fashion sono più per spendere un fondotinta a 80 euro che una maglia da 80 euro, lo so, forse sbaglio. Comunque sì, a me piace cambiare, quindi ogni anno mi regalo qualcosina anche low cost da poter indossare nella stagione estiva. Premesso che è la seconda volta che registro questo video, quindi se mi vedete scapellata è del tutto normale perché ho provato gli abiti e le cose, ma non stava registrando bene, mi ha dato errore. Quindi spero di poter concludere e siate clementi perché io non sono una silhouette per cui sto facendo la dieta, ma non avendo appunto fisico bestiale, molte cose non è che mi stanno benissimo e poi non è il genere di video che solitamente faccio, quindi sono anche un po' impacciata. Ad ogni modo, se non sei ancora iscritto al mio canale, fallo subito anche per sostenermi in questa impresa. Altra piccola premessa, per quanto riguarda le taglie, io solitamente non acquisto sul sito se non vedo foto di indumenti indossati e soprattutto cerco di capire se un vestito veste piccolo o grande, sempre dai commenti. Molte persone che conosco acquistano sul sito guardando i centimetri della modella e facendosi una stima con i loro centimetri. Siccome io non mi so misurare, non ci sono, ci ho provato, ma non ci riesco a misurarmi, faccio come vi ho detto poc'anzi. Come vi dicevo prima, è il mio secondo ordine grande e quindi l'ho fatto perché il mio primo ordine è andato molto bene. E questa è una magliettina t-shirt di queste qui fresche e larghe. Mi piace tantissimo questa tipologia di maglietta perché non si attacca addosso, quindi è fatta così. È tutto stropicciato, raga, è normale. Ne ho già comprate altre non così ma similari che per lavoro sono veramente un toccasana perché sono super leggere, fresche, nel senso che ovviamente non è cotone 100%, però non si attaccano addosso. Non parliamo di t-shirt, ma più di bluse. Si può dire così, bluse, sì. Altra cosa interessante di questo sito che vi porta ad fare continui ordini è il fatto che voi possiate fotografare l'indumento 3 volte più scrivere un tot di caratteri nella recensione, vi accumulate dei punti che poi vi scalano con gli sconti. Quindi adesso fotografo, dovrei fotografare indossando, ma me ne sono dimenticata. Altra magliettina di queste qua, oltretutto escono anche i bottoni. È fatta così, mi piaceva tantissimo. Tutte queste maglie si aggirano sugli 8-10 euro massimo. E poi se raggiungete tipo 100 euro vi fanno il 20% di sconto meno i buoni che accumulate con i punti. Comunque, questa qui c'è un tessuto molto particolare. Io non riesco a farvelo vedere, ma sembra tipo lino, ma non è lino ovviamente. Ed è molto molto carina, veste anche bene. Solo che questa qui è l'unica che mi va leggermente più stretta delle altre. Infatti, ho preso la L perché avevo letto che vestiva stretta, però ho detto ma la L penso che sia vada bene. Nello scorso ordine avevo preso quasi tutto L con la paura che mi andasse tutto stretto, invece alcuni articoli infatti mi sono andati un po' larghini. Poi, considerando che sto facendo la dieta, ho detto meglio che prendo M perché se dimagrisco, quando dimagrisco magari mi vestono meglio. Questa L, pagata pochissimo sui 5 euro, mi piaceva il fatto che fosse bianca, quindi abbinabile con tutto, e poi che avesse questa ruche di lino, tipo di cotone traforato, vedete? Però il tessuto devo dire che non è di quelli là elastici che si vedono tutte le forme, quindi le pance, le cose. Però tutto sommato anche questa non è affatto male, considerando che l'ho pagata
4-5 euro. Anche questa era tra le super promo. Dovete sapere che sul sito ci sono alcuni prodotti scontati dove dovete poi successivamente scontarli ulteriormente tipo del 20%, e questa l'avrò pagata anche questa sui 5 euro. Mi piaceva tantissimo il colore giallo, il taschino così, questa parte che va a svoltare, e poi che fosse questo modello molto ampio così. Non è niente di così wow, però diciamo per tutti i giorni non mi sembra male. Il tessuto non è freschissimo, quindi la penso che la utilizzerò adesso finché non fa molto caldo. Allora, questa è quella che preferisco forse di tutti quanti. Mi fa impazzire il taglio e il modello. È fatta in questo modo, chiusa è ancora più bella perché c'ha la ruche anche qui, e anche questa è di quelle scivoline. Ho preso una M. Allora, io vi devo dire anche quanto peso, perché poi sono sicura che mi direte: ah Simo, ma tu stai in dieta, che dieta? Allora, io nascondo molto bene, da sempre ho sempre nascosto bene il mio peso. In realtà peso 70 kg attualmente, il mio peso forma è 61 kg. Sono arrivata anche a pesare 58 kg quando mi sono sposata, ed effettivamente ero un po' troppo magra perché ho un'ossatura grande. Indosso abitualmente una 31-32 di H&M, quindi indosso una sorta di 45 taglia italiana, e le t-shirt le preferisco sempre un po' larghicce perché ho i fianchi larghi e la panza, quindi preferisco che non si veda nulla. Allora, questa qui stessa cosa, pagata pochissimo, sui 3-4 euro. Ho deciso di prenderla perché mi piaceva il fatto che fosse bianca e questi fiorellini che mi ricordano il Giappone, mi piacevano un sacco. Forse indossata perde un po', dal sito mi sembrava più carina, però tutto sommato per quello che l'ho pagata, anche per quest'estate mi cambio. Anche questa mi piace tantissimo, solo che mi va un pochino stretta, quindi questa forse avrei dovuto prendere la L, ma se non erro era terminata. Allora, è fatta così, c'ha i cuoricini tipo pois e c'ha questo fiocco bellissimo, solo che la mia paura è che si sfilaccia in lavatrice, quindi penso che dovrò sempre lavarla a mano così. Vedete, sempre con questo tessuto scivolino che non si accomoda sulle curve, molto molto carina. Ho comprato questa che in realtà l'ho vista appena arrivata da una mia amica al lavoro e mi piaceva tantissimo, il tessuto mi sembrava bello. La taglia che ho preso è una M perché veste larga, effettivamente sì, carinissima, veste più che bene, non si appoggia nonostante sia una t-shirt, molto bellina. Non ho mai fatto resi sul sito Shein, è vero che non ho fatto mai grandi ordini su questo sito, però non ho mai avuto l'esigenza perché comunque fare un reso in Cina non è propriamente semplice e penso sia anche dispendioso. Ultimamente ho visto sul sito ufficiale che loro ve lo fanno pagare 5 euro di riso, però dovete imballare tutto come era imballato, insomma casino. Guardate questa che bella, questa è stupenda, infatti spero vivamente mi stia bene, che questa ce l'avevo nel carrello da una vita. Io faccio così, metto nel carrello, infatti ho già il carrello pieno per un prossimo ordine. Vabbè, non la bottono, oddio, ma è stupenda, vedete, bella, scende una bellezza, la lunghezza che piace a me, quindi è abbastanza lunga e c'ha questo collettino molto molto carino. Oddio, il grigio a me secondo me non mi dona particolarmente, però devo fare 3500 lavatrici adesso. Poi non sono mai stata molto animalier, nel senso che non ho mai amato particolarmente la animalier, però quando ho visto questa ho detto: ma sì, aggressive, ma facciamoci questo regalo aggressive, visto che costa 10 euro da scontare, se può fare. Ok, anche questa veste larga, questa è una M. Ok, questa non ha nessun aggeggio, quindi va proprio così, molto carina, il maculato è grande ma c'era anche più piccolo. Questa forse mi va un pochettino larga qua, vedete, così sarebbe stata meglio, quindi un po' grande questa mi va. Ad esempio, se dovessi fare un reso di questa maglia non potrei mai farlo perché l'ho pagata 10 euro, mi costerebbe 5 euro il reso e quindi alla fine me la tengo così. Essendo passato un po' di tempo non ricordo più cosa ho ordinato. Ah sì, ho ordinato questo body perché lo voglio mettere dentro
le gonne ampie estive, soprattutto in una che vorrei mettere per un matrimonio, e questo aveva questo tessuto molto easy, scivolino, ok, no, sembrava enorme, invece non lo è ovviamente, vabbè, non ve la faccio vedere sotto, però si aggancia bene, c'ha le spalline, quindi resta così, aderente, questa con una gonna ampia secondo me è molto carino e secondo me va bene appunto anche se volete saltare la gonna, non vi deforma, ecco. foto. Unico vestito che ho comprato è stato questo perché mi ha colpito tantissimo, anche se costava tra virgolette tanto rispetto a quelli che costano su Shein, stava 20 euro, però mi piaceva tantissimo l'idea che avesse tutti questi bottoni, che adesso non abbottonerò perché sennò finiamo a mezzanotte dico si sveglia, ma c'ha praticamente questa cosa qui che voi agganciate, fate il fiocco, vi fa il punto vita ed è bello ampio sotto, ok, vedete? Ho preso la L, ma probabilmente la M mi stava meglio, un po' meglio. Però tutto sommato è bello ampio, mi piace tanto il colore. Il tessuto è particolare perché è tipo simil vellutino, nemmeno, non ve lo so spiegare, però molto molto carino. Ho riacquistato degli slip. Sì, vabbè, guardate qua che c'ho in testa. Ho riacquistato degli slip. Allora, nel primo ordine, cioè nel primo ordine più grosso, avevo comprato questi slip in laser. Dovete sapere che io, prima di oggi, le mutandine in laser non mi hanno mai fatto impazzire, perché in realtà mi stringevano sempre. Queste qui, perché io ho i fianchi larghi, ragazzi, avrò sempre fianchi larghi, anche con 10 kg in meno. Questi qui invece hanno questo tessuto morbidissimo e sono sottilissimi, molto 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 soffici, e mi sto trovando benissimo. Infatti dovete sapere che ho iniziato a mettere nel carrello altre di questi, perché li voglio buttare tutte e voglio comprare solo queste mutande. Considerate che ne sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, le ho pagate 13 euro da scontare sempre del 20%, perché ho raggiunto sempre 100 euro, e sono perfette anche sotto i vestiti perché non si vede niente. Poi, siccome devo fare una buttata di calzini, ho trovato in super promo anche i fantasmini, ok? I classici fantasmini erano in promo, costavano veramente 3,07 euro, mi pare. Sono morbidi, li vediamo insieme. Mi sembrano un po' strettini, però io ho 39 più o meno, speriamo che vadano bene. E li ho presi sia bianchi che neri, tutti e due li ho pagati sui 6 euro, tipo, veramente top. Mi sono lasciata tentare da due reggiseni, che ahimè mi sa che sono piccolini. Sono una combo di due reggiseni taglia L, ora me li metto sul mio. Poi dovete sapere che io, con tutte le diete in generale che ho sempre fatto in tutta la mia vita, quello che perdo prima è il seno. Ok, c'hanno questa cosa qui che mi piace tantissimo. Oddio, forse non sono tanto male, oddio, c'ho sempre il mio sotto. Vabbè, questa cosa molto trash che sto facendo sul mio canale beauty è terribile. Vabbè, comunque molto carini, sono fatti così. E hanno una coppetta all'interno tipo push up. E questi due mi sembra di averli pagati sui 10 euro. Erano da provare. Ho preso due cose per Diego che mi facevano impazzire. Allora, la prima è un pigiamino che, ahimè, gli metterò giusto in questi giorni, perché poi appena esploderà il caldo, diventerà caldo. È un pigiamino con i dinosauri, di questo materiale qui, che è simil seta, però ovviamente sintetico. Io ho le federe così, che in inverno utilizzo tantissimo, d'estate però fanno caldo, infatti d'estate le togliamo. E io ho anche io un pigiamino così, di questo tessuto. In questi giorni penso di metterglielo perché stiamo dormendo a mezza manica, però comunque è pesante. E poi ho preso questa che aveva la maglietta della mamma abbinata, solo che non sono riuscita a trovarla, l'avevo vista, è una maglietta con cappuccio. Diego veste 100 cm, quindi ci ho preso 100 cm, veste 98 più o meno, con il pantaloncino. Non vedo l'ora di mettergli. E basta, questo è tutto il vestiario. Adesso passiamo agli accessori. La volta scorsa ho preso dei frontini, che non si dice frontini ma cerchietti in napoletano, e quindi ora mi sono presa questo con questo, che sono praticamente di paglia,
Guardate la rifinitura pazzesca, bellissimi, secondo me al mare sono meravigliosi. Ovviamente al mare vi parlo del mare, non col capello bagnato, se no sapete quanto puzza la paglia col capello bagnato. Questi sono combo di due, pagati sempre sui 4-5 euro. E poi ne ho presi altri che adesso vi mostro. Come ho i capelli, adesso sto usando il Dyson ragazzi, quindi sono un po' mossi, però se ho i capelli super sottili, d'estate io adoro i cerchietti, che ti danno quel senso in più un po' sbarazzino, che per i miei 33 anni non fanno mai male. E questo kit è fatto dal giallo che avete appena visto, poi c'è il nero col fiocchettino, che anche questo, se magari non vi volete applicare troppo, è molto carino. Quest'altro, che però non è fatto benissimo, vedete com'è, però vabbè, tutti e cinque costavano sui 4 euro, ed è anche più piatto, indossato è molto carino. E poi c'è quest'altro col fiocchetto, anche questo più sbarazzino, adoro, adorissimo proprio. E poi ho preso quest'altro che mi piaceva da impazzire, che era tipo ginsato con tutte queste particolarità, vedete, molto molto carino, molto bon ton. Ho preso un portafon, in realtà io già ce l'ho, solo che si è rotto e cade sempre, quindi adesso ne ho uno nuovo. Dovete sapere che l'ho comprato da Leroy Merlin, ho pagato 30 euro, questo l'ho pagato invece 5 euro. Sì, non è perfetto, però lo dovevo cambiare. Ho preso una cagata secondo me, che è questa, che si mette praticamente sotto al piatto doccia dove sgorga l'acqua per non far cadere i capelli. O è una cagata o è la cosa più pazzesca del mondo, visto che si ottura sempre tutto. Ha le ventosine che aderiscono bene, o dovrebbero aderire, vedremo. Seguitemi sempre su Instagram, dove cerco di essere più attiva tutti i giorni. Poi ho preso questo, in realtà devo essere sincera, non so perché l'ho presa, ma l'ho pagato tipo 1 euro. È un mixer da cappuccino. Io considerate che non lo faccio mai il cappuccino, però Marco ogni tanto, secondo me gli piacerebbe. È di plastica, si mettono le pile dentro, c'ha questo coso qui che fa zzz, e il cappuccino viene montato. Le recensioni erano tutte buone, l'ho pagato tipo 1 euro e ho detto ma prendiamolo, perché magari qualche volta, se Marco si vuole fare il cappuccino, ce l'abbiamo. Sempre per la cucina ho preso delle spugne che dovrebbero lavare la parte posteriore delle padelle, che diventa sempre marrone scura, bruciata, insomma quando ci cade l'olio, ci cade qualcosa. Sono queste, recensite benissimo da tutte quelle persone che l'hanno acquistate, quindi costavano niente, le ho prese al volo per vedere se funzionavano. Poi ho preso delle pinze sempre da cucina per chiudere i pacchi, i chiudi pacchi. Io cerco sempre costantemente queste pinze, ma sono introvabili, perché si trovano quell'altro tipo che chiude il pacco tutto storto, che non sopporto. Una cosa pazzesca, che non so se è pazzesca, vi farò sapere, ma che appena l'ho vista l'ho messa nel carrello, è il taglia pomodori. Allora ragazzi, non chiedetemi, non so se funziona, ora vi spiego come funziona. È praticamente così, vanno i pomodori dentro e poi si passa un coltello tipo così e li affetta tutti. Allora, lo vedo molto delicatino, lo vedo resistente, però non lo so, io odio tagliare i pomodori ragazzi, li odio. Ovviamente devono essere tutti un po' duri per poterli tagliare perfettamente, però magari piano piano me ne taglia 5 insieme. Miracolo. Ho preso poi degli stickers panda da poter mettere vicino alle prese di Diego. Vi faccio vedere, vedete qui dietro ci sono praticamente gli adesivi che ho messo vicino ai miei pulsanti, e ho voluto prendere i panda per poterli mettere nella sua stanza, e smile da poter mettere davanti allo specchio. È un semplice stickers che mi dice di sorridere quando mi guardo allo specchio. Ho trovato in super offerta degli orecchini, ne ho presi giusto 3 perché costavano niente. Sì, sono, ragazzi, ovviamente è bigiotteria cadente. Questi mi piacevano un sacco, erano sold out e ho aspettato che ritornassero. Li ho pagati pochissimo, su 2 euro. Ovviamente non metteteci profumo, poi se siete allergiche non è proprio il caso vostro. Questi altri che sono dei quadrati non chiusi, sempre d'oro, cioè ovviamente pint'oro, pagati tipo 50 centesimi. Delle margheritine che si montano, molto carine, vedete come sono, hanno il pirulicchio dietro, carinissime, costavano veramente poco, quindi ho detto ma proviamoli, vediamo. Il problema di questo sito è che costa tutto veramente poco e poi diciamo che alla fine spendi un botto.
ho preso anche questi cosi che servono per innaffiare le piante, si avvita la bottiglietta d'acqua e si inserisce nel terreno. Se sono buoni, penso che ne acquisterò altri 10 per quest'estate, perché li metterò lì magari quelle 2 settimane centrali che vado in vacanza. Non per importanza, l'ultimo prodotto è una palette occhi. Ho pensato a lungo se acquistarla oppure no, perché comunque è un sito cinese, però poi ho pensato che Colourpop pure è un sito cinese, cioè alla fine è prodotto in Cina. Ho pensato che tanti brand hanno la produzione in Cina degli ombretti, tra cui anche Be Perfect. E stesso voi mi avete detto che le palette meritano, quindi io ho scelto questa. È uscita anche la pellicola trasparente, eccola qui. Questo è il colore centrale, ragazzi, è pazzesco. Sono scioccata, non vedo l'ora di provarla. Mi attirano tanto anche questi verdoni, questo verde lime e gli altri due. Magari ci faccio un video, non so, ditemi voi. Io volevo acquistare anche altri prodotti di make up, però ragazzi, cioè, spendere anche 50 euro di Shell Glam, She Glam, insomma, non è che mi tirava. Però adesso che ho visto questo ombretto, forse un secondo ordinino, un quinto ordinino ci sta. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.